Silvia e Paola, di nuovo in missione leggermente frizzante. Dove siamo? O dove stiamo andando? Siamo già arrivate, siamo all'aeroporto di Trapani. State con noi, ogni giorno è leggermente frizzante! Ma cosa sta facendo questo signore? Sto lavorando il tufo e sto facendo un mulino che poi viene a portafoto, perché qua vede spaccato, viene con la stella del mulino e ci fa un portafoto. Io faccio i souvenir del museo, dell'archeologia, Gatto Fenice, Donna Tanica, le maschere. Ma è vero che lei cita poesie? Me ne racconta una. Io ti posso recitare quella del posto che dopo è scritto a tutti i turisti, lo Stagnone. Scuma di mare, mare di stagnoni, acqua che sta a salare, chiusa in legnone, vecchi che stanno a attraversare, muovendo l'acqua e luci luci, per potere nell'isola arrivare, donne c'è silenzio e gente voce. Li pisci vieni salutare, silenziosi, muti muti, casichi se ci può stare, per fare le belle lui muti. Poi da rospiglia la mattina e vieni spuntare un bello sole, ti trovi bello fresco alla marina, poi c'è munto sole come Dio vuole, con ascicca un nave che girare, e manco di ferriare in turno, così che si ci può stare. Per mia è il meglio posto romano, lo vento che fa girare le moline, e hanno son diritto e son ragione, lo scrivo con questi versi genuini, mozza, tu che dell'isola sia testimone. Ma complimenti, bravissimo! Intanto si è formato anche il pubblico. Grazie mille. Il nome, così salutiamo a casa? Io sono il poeta incisore Peppi Genna, il poeta dall'A alla Z, dall'attore alla zappa. Cento mestieri ancora non sono stanco. Il poeta, guarda caso, che per la fame diventò famoso in tutto il mondo. Ma che bello, ragazzi, come arrivo a Marsala? Ovviamente siamo in Sicilia, l'ho detto prima. Devo dire che il primo incontro è veramente leggermente frizzante. Per leggermente frizzante, Ali ci ha portato un piatto meraviglioso, siamo da Shushu. Salve, allora questo antipasto è composto di una frittura mista di pesce, polpette di neonata, e insalata di mare e cocktail di gamberi. L'antipasto è nei taglieri di legno composto dalla nostra zona per il locale Shushu. Senti, grazie. Figurati, grazie a te che ci hai portato da questa delizia da assaggiare. Cosa chiedono più spesso e se il turismo qui è più locale o più straniero, più del continente? Allora, il turista qua è più straniero che locale e chiedono la maggior parte la cosa dalla casa stessa, che sono gli antipasti shushu. Sono proprio gli antipasti shushu al tagliere di legno. A me dispiace non poterveli far assaggiare, vi invitiamo tutti qua. Grazie. Ogni giorno è leggermente frizzante, ma frizzantissimo, perché è leggermente frizzante in vacanza. Siamo in diretta dalla terra siciliana, esattamente da Marsala, il ristorante Shushu. Con me Thomas, lo chef. Ciao. Salve a tutti. Tutto bene? Tutto bene. Allora, tu devi continuare a fare quello che fai tutti i giorni, solo che adesso c'è la Paola Battaglia con te. E l'antipasto della casa qual è? L'antipasto della casa è lo Shushu. Diciamo, come vedete, abbiamo degli ingredienti, diciamo gli ingredienti principali per preparare un antipasto abbastanza speciale, abbastanza gustoso. Come vedete abbiamo dei polpi, abbiamo della salsa rosa, dei gamberetti leggermente cotti. Ecco, quindi l'antipasto si compone di polipo del territorio, che tu fai, come lo cuoci? Allora, una ventina di minuti, diciamo, in pentola con del limone e qualche foglia di sedano, se si può mettere. Ed è pronto. Sì. Raffreddare ed è pronto, lasciate giusto? Lasciate riposare per qualche minuto con un po' di aceto, una volta alla cottura, una volta cotto. Senti, poi ci sono delle polpettine. Oh, sì. Fatti queste sono polpettine di neonata, sarebbe il pesciolino piccolino. Il bianchetto. Sì, sì, non so come lo chiamate su. Sì. Al nord anche. Senti, sì, lo chiamiamo bianchetto, credo bianchetto. Che sia la stessa cosa. Penso, sì, di sì. Quelli piccolini. Sì, sì. E tu fai delle polpettine fatte con uova, pangrattato. Uova, pangrattato, esattamente, un po' di parmigiano,
del prezzemolo. E poi lo passi in padella, un pochino di olio, sì. Giusto? Perfetto. Poi la classica, ma quella vera, i gamberetti in salsa rosa. Sì. Che si fanno esattamente? Abbiamo bisogno della maionese e del ketchup. Perfetto. I gamberetti, aggiungiamo del gamberetto, sbollentare, lo facciamo giusto? Solo sbollentare con un po' di sale, aggiungendoli alla salsa rosa con, come vediamo, lo scampo di prima. Di prima, perché per quella, per portare un po' di sapore, diciamo, un po' più di sapore alla nostra salsa. Quello buono, come quello si dice buono. Qua Marsala, buono. 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 Buono, quello strascico. Bene. La parte gustosa sta per arrivare, state con me perché vado ad assaggiare il famoso antipasto shushu. Tiziano, sto cercando Remo e sto cercando il Sibilla. Veramente si chiama Sibilliana Village. Ah, ecco, bravo, meno male che ecco. Mi hai corretto. E Remo? Remo è qua. Remo! Remo, ecco qua. Ciao, 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 ciao. Saluta leggermente Frizzante a Bergamo e tutta Lombardia ci segue, Chi lo sa che magari vengano a Marsala? Bergamo e Lombardia? Sì. Ho tantissimi clienti. Davvero? Molti, molti. La maggior parte dei nostri clienti sono milanesi, Torino, Roma. Bene, senti, sì, quindi diciamo che... Tranne gli amici. Il tuo è un turismo più del nord, diciamo, che viene qua in vacanza d'estate. Tu sei aperto tutta la stagione. Esattamente. Ecco, questa sera noi partecipiamo a un party di un amico, vero? Cosa hai preparato di buono? È un aperitivo rinforzato, non è una cena vera e propria. Che hai preparato? Ma degli involtini di melanzana semplicissimi, l'arianata che è tipica siciliana, poi le altre cose. Cos'è l'arianata? Arianata è uno spingione di pasta rimacinata con pomodoro, cipolla e acciughe, okay. E formaggio. Paola, voglio farti assaggiare la bruschetta al limone, che è tipica nostra. Assaggia, assaggia. Non si sa. Giuseppe Colla è uno special guest ed è molto famoso qui a Marsala. Ha già vinto alcuni concorsi di canto e l'ultimo a cui ha partecipato è? L'ultimo a cui ho partecipato è stato il Tour Music Fest, partecipato appunto alle selezioni regionali, dove sono passato e ora ad agosto sarò a casa di Mogol per fare un camp, dove alla fine del camp ci saranno appunto le ultime selezioni per poi passare alla finalissima. Senti, se tu dovessi esprimere un sogno in questo momento, dimmelo. È un sogno in questo momento, diciamo, non ho tantissimi sogni. Io spero di andare avanti, continuare nel miglior modo possibile la mia carriera. Quindi di cantare. Esatto. Vero? Esatto. Cosa ti piace di più? Che stile ti piace? Io sono un cantante lirico. Quindi studio. Dai, devi dire leggermente frizzante in tenore. Vai! Leggermente frizzante.